Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ormai è da una vita che gli appassionati di Intel e AMD si danno battaglia, a volte quasi al limite del fanatismo, per dimostrare chi è il migliore fra i due brand. Per questo oggi vorremmo parlarvi di questo argomento, cercando di capire quali siano i pregi e i difetti sia di AMD che di Intel, ovviamente parlando dell'attuale gamma di processori, cercando di spiegarlo nella maniera più semplice, comprensibile e senza annoiarvi troppo con spiegazioni lunghe e noiose. Quando si acquista un processore, la prima cosa che si guarda è sempre la potenza. Comunque, analizzando le prestazioni dell'attuale gamma di processori offerta da Intel e AMD, si può dire che tutto sommato si equivalgono in termini prestazionali. Intel fa forza su frequenze più alte e prestazioni in single core più elevate, mentre le CPU AMD fanno forza su maggiori prestazioni in multicore e sull'efficienza. In ogni caso, le CPU di tutti e due i brand, dai compiti più basici fino a quelli di produttività e gaming, si dimostrano alla pari, anche se in gaming alcuni utenti affermano che Intel abbia una leggera marcia in più, però secondo noi è vero fino a un certo punto, perché in alcuni giochi le CPU Intel sono superiori, mentre in altri giochi si dimostrano migliori quelle di AMD, soprattutto le CPU dotate di cache 3D. Sul lato consumi e temperature, Intel è sempre stata la regina dell'efficienza, mentre AMD ha sempre arrancato un po' in questi due campi. Però con l'avvento dei processori AMD Ryzen la situazione si è normalizzata, anzi si può dire che si è ribaltata in favore di AMD. Confrontando i consumi in gaming e full load delle CPU Intel e AMD, le CPU AMD sono molto più efficienti in termini energetici, mentre le CPU di Intel consumano di più rispetto alle CPU AMD, e non di poco, mentre svolgendo i normali compiti quotidiani tipo navigare e guardare video, i due brand dimostrano di avere consumi simili, anche se alcuni utenti affermano che in idle le CPU Intel consumano meno. Per quanto riguarda le temperature, anche qui siamo su valori simili. In ogni caso, i processori più potenti di ambo i brand necessitano di un buon raffreddamento liquido, perché sviluppano temperature nell'ordine degli 80-100 gradi quando sono sotto stress. All'epoca abbiamo assistito a parecchie dispute fra AMD e Intel per implementare le tecnologie di uno e l'altro, portando a volte a delle mancanze che causavano vari grattacapi a noi utenti, ma ormai quei tempi bui sono finiti perché i due brand si sono accordati nell'utilizzo delle proprie tecnologie, quindi che compriate uno o l'altro ormai non cambia più nulla, perché tecnologicamente si equivalgono. Inoltre i due brand continuano ad implementare sempre nuove tecnologie per migliorare le performance e consumi. Per quanto riguarda la sicurezza, anche qui sia Intel che AMD sono sempre al lavoro per migliorarla. Ovviamente le insidie sono sempre tante e a volte può scappare la falla di sicurezza, ma in generale dopo poco tempo le falle vengono corrette. In questo ambito AMD è da sempre la migliore, le sue schede grafiche integrate racchiudono una discreta potenza, addirittura con quelle più potenti è possibile giocare ad alcuni giochi in Full HD a dettagli bassi, ovviamente però non aspettatevi faville. Comunque anche Intel ha fatto passi da gigante in questo settore negli ultimi anni, potenziando e migliorando notevolmente le sue schede grafiche integrate, arrivando quasi ad eguagliare quelle di AMD. In ogni caso, se vi interessa la scheda grafica integrata, controllate che il processore ne sia dotato, anche se tendenzialmente sia Intel che AMD sui nuovi processori integrano una scheda grafica. Però fate attenzione con i processori Intel con la sigla finale F, visto che sono sprovvisti di scheda grafica. Il prezzo è quello che di solito condiziona la nostra scelta, ma è risaputo che le CPU AMD da quando nacquero sono più economiche per contrastare Intel. Ancora oggi vale lo stesso discorso, la gamma dei processori di AMD è più economica, mentre la gamma dei processori Intel è un po' più costosa. Comunque non preoccupatevi, perché se cercate bene anche di CPU Intel se ne trovano in sconto. In generale, che compriate Intel o AMD vale sempre lo stesso discorso. Se acquistate processori di fascia bassa, dureranno meno nel tempo, in senso prestazionale, quindi sarete costretti a cambiarli più spesso. Però se acquistate le CPU top di gamma di entrambi i brand, vi dureranno parecchi anni.
Pensate che attualmente ci sono ancora utenti che usano senza problemi gli Intel Core i7 4770K e AMD FX 8350, mantenendo circa i 60 fps, dettagli alti in gaming. Discorso a parte, con le schede madri di solito Intel ogni 2-3 anni cambia socket, quindi oltre al processore bisognerà cambiare anche la scheda madre, causando un maggior dispendio economico, mentre AMD supporta per molti anni i suoi socket. Come avrete ben intuito, allo stato attuale, fra Intel e AMD, secondo il nostro modesto parere, non c'è un vincitore, perché tutti e due offrono ottimi processori con performance simili. Ovviamente questo non vuol dire che sia sempre stato e sarà sempre così, perché se guardiamo al passato ci sono stati periodi in cui Intel ne è uscita vincitrice. Un esempio è quando con le sue CPU dominò incontrastata per parecchi anni sugli AMD FX. Altro esempio, quando AMD ha battuto in termini prestazionali i Pentium D con i suoi AMD Athlon X2, facendogli mangiare la polvere. Comunque, fortunatamente, in questo periodo i due brand si equivalgono e questa cosa va a giovare a tutti noi utenti, perché abbiamo un'ampia gamma di processori dalle ottime caratteristiche, fra cui scegliere. Comunque, se volete suggerire altre differenze tra AMD e Intel, non esitate a scriverlo nei commenti e come sempre, se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere like. E se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, è tutto gratuito e ci darete una mano a farlo crescere. Grazie a tutti voi che ci supportate guardando i nostri video.